Buongiorno, il testo di oggi si trova in Efesini al capitolo 4, i versetti da 21 a 24. Leggiamoli insieme. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Questo testo può sembrare un testo complicato, ma la cosa che salta subito all'occhio è questa differenza fra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. L'uomo vecchio ha delle caratteristiche specifiche particolari. È quell'uomo che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione. Il testo originale ci aiuta di più, perché traduce questo concetto come si corrompe dietro le passioni ingannevoli. Quante volte nella tua vita ti è capitato di fare delle scelte che valutavi come giuste, corrette per una prima valutazione, ma che poi si sono rivelate ingannevoli, che alla lunga si sono rivelate non giuste, non ti hanno portato alla felicità. Ebbene, il testo di oggi ci aiuta a riflettere e ci invita a scegliere di spogliarci di questo vecchio uomo, di quelle passioni ingannevoli che ci hanno reso infelici e di scegliere lo Spirito di Dio, di scegliere Dio e di scegliere nello specifico che la nostra mente sia rinnovata e che noi scegliamo la giustizia. Sapete qual è il risultato del rinnovo della nostra mente? È la pace. Oggi vi auguro di sperimentare questa pace, la pace che solo il rinnovo della nostra mente, tramite lo Spirito di Dio, può darci. Amen.